Cuore arabo ma cervello inglese, tutto dovuto a Re Hussein che ha trasformato una terra di sassi e di sabbia in un paese in equilibrio tra Occidente e mondo arabo stabile ed affidabile. Formata per il 90% da zone aride, un solo fiume, il Giordano, una costa sul mare di soli 25 km, foreste che occupano solo l'1% del territorio, niente oro nero, circondata da nazioni in costante assetto belligerante, la Giordania è un vero miracolo di sopravvivenza. La sua storia però è pregna di testimonianze dal Paleolitico al periodo ellenistico, romano, bizantino, da quello degli Umayyadi a quello dei Mamelucchi, dal dominio ottomano fino ai giorni nostri. La Giordania è tutta da scoprire. Tappa ad Amman. Capitale del regno e capoluogo dell'omonimo governatorato. Dal 1947, quando contava solo 90.000 abitanti, ha conosciuto un fortissimo incremento di popolazione. Già capitale degli Ammoniti con il nome di Rabat Ammon, nella prima metà del III secolo a.C., fu chiamata Filadelfia in onore di Tolomeo II il Filadelfo, che l'aveva ricostruita. È il massimo centro industriale e commerciale del paese, con impianti tessili e alimentari, cementifici, manifatture di tabacco. Negli anni recenti si è sviluppato un discreto movimento turistico. Con un taxi ci dirigiamo alla cittadella e lungo la strada ammiriamo la bellissima moschea di Re Abdullah che si riconosce per l'imponente cupola blu e bianca bordata da linee in oro e fiancheggiata da due minareti. Per i musulmani in preghiera la variazione cromatica della cupola simboleggia il cielo e i raggi in oro il sole che illumina Allah. Arriviamo alla cittadella, la corsa in taxi ci costa appena 3 dinari giordani, in pratica meno di 4 euro. La cittadella, Jebel al-Kala, è situata sulla cima del colle più alto tra i 7 su cui si sviluppa la città, a circa 850 metri di altitudine, che offre una vista a 360 gradi sulle case ammassate del centro, che si inerpicano sulle colline. Si vede il pennone con la bandiera nazionale più alto del mondo, 134 metri. È l'ora della preghiera e il richiamo del muezzin si spande nell'aria con un eco suggestiva. Ci incamminiamo lungo la strada che sale verso la sommità e subito incontriamo i resti delle colonne che componevano il Tempio di Ercole costruito in onore di Marco Aurelio nel II secolo d.C. sul luogo di un preesistente santuario dedicato alla divinità ammonita Melkom. Nella cittadella gli scavi hanno rilevato resti dell'età del bronzo, del ferro VIII secolo a.C., dell'antica Grecia, resti romani e del medioevo arabo-islamico. Sul lato destro i resti di una piccola basilica bizantina con le classiche colonne corinzie che risalgono al VI-VII secolo d.C. Il palazzo questo enorme complesso, Al-Qasr, risale al periodo Umayyad, circa 720 d.C. La sua funzione non è nota, ma l'edificio comprende un ingresso monumentale, una sala delle udienze cruciforme e 4 camere a volta. Sul lato orientale dell'ingresso si apre un ampio serbatoio per acqua, probabilmente una cisterna di epoca romana per approvvigionare il palazzo. Museo Archeologico Nazionale della Giordania. Questo museo custodisce reperti raccolti in tutto il territorio giordano e appartenenti ad un ampio spettro di epoche storiche. Tra i pezzi ospitati godono di una certa notorietà le sculture di gesso risalenti all'età della pietra, 6500 a.C., alcuni dei reperti più antichi al mondo rinvenuti durante gli scavi effettuati all'interno della stessa cittadella.
Scendiamo a piedi verso la città bassa, ossia l'antico centro della Filadelfia romana, per visitare il Teatro Romano. Molto simile a quello di Gerasa, venne completato tra il 169 e il 177. La cavea si apre nel fianco della collina utilizzando un supporto naturale roccioso, come accadeva per i teatri greci, e orientato verso nord per proteggere il pubblico dal sole. Vicino vediamo un piccolo teatro, l'Odeon. Era un piccolo teatro del secondo secolo, probabilmente con copertura in legno, che poteva contenere circa 500 spettatori che si riunivano per riunioni o spettacoli musicali. Ci incamminiamo sulla via principale Shari Alaman alla ricerca di qualche souvenir e compriamo unicamente la solita bandiera per la nostra collezione, in quanto non vediamo niente di interessante. Speriamo di trovare qualcosa in un altro emporio durante il viaggio.